Le metropoli del futuro saranno presumibilmente molto affollate e per rappresentarlo ho scelto Tokyo. Qua siamo a Shibuya, un quartiere con una densità popolativa enorme, in cui questo incrocio è diventato un'attrazione turistica. Qua ci passano 2 milioni di persone al giorno. Sono 4 strade, i semafori diventano verdi tutti insieme e i pedoni si riversano per un periodo di 55 secondi, attraversano in tutte le direzioni senza urtarsi, senza toccarsi, perché i giapponesi sono molto ordinati. Qua siamo a Mexico City, sul Paseo della Reforma, e ho cercato di rappresentare il traffico molto intenso delle città del futuro con le automobili di ogni colore che fluiscono da ogni parte. Le città del futuro, queste metropoli infinite, quindi passiamo a Mexico City per rappresentare la città infinita che si perde nell'orizzonte. Qua è la vista del centro di Mexico City dalla Torre Latino, uno dei grattacieli più noti della città. Passiamo a Vancouver. Vancouver non è sicuramente una grande metropoli, però è inserita in questa serie perché è nota come una delle città più vivibili del mondo. E ho cercato di rappresentare questo fatto dando spazio ai passanti in questa atmosfera un po' sognante. Questo è il centro di Dubai, con una selva di grattacieli, autostrade che si incrociano sotto e il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa, 830 metri circa, più o meno 2 volte e mezzo la Torre Eiffel. Non ci sta dentro in nessuna inquadratura perché è troppo alto.